Buonasera, buonasera, ben ritrovati oggi da solo Alberico, altri impegni, non abbiamo ospiti, possiamo dire tecnici, ma andiamo soprattutto a presentare delle bellissime manifestazioni. Il buonasera, il ben ritrovati a nome della WISP che cura questo programma, andiamo a presentare gli ospiti, ci tuffiamo nel bellissimo mare di Francavilla con Andrea Di Beco. Salve. Possiamo dire dello staff sì. Dell'amministrazione comunale di Francavilla, avete sì. Finito innanzitutto i festeggiamenti, sicuramente sì. Abbiamo finito, anzi abbiamo potuto festeggiare poco perché l'estate incombeva, noi naturalmente... Complimenti per il programma, per il fitto programma, non sì. Solo lo sport fitness di Francavilla, ma soprattutto un'estate che sarà lunghissima. Allora, io devo dire che il programma estivo delle manifestazioni di Francavilla al mare è uno dei punti forti appunto della nostra amministrazione, che ci ha consentito uno dei punti appunto, certo. Che ci ha consentito di essere rieletti con un grandissimo risultato, quindi continuiamo con questa scia. Anche quest'anno avremo un cartellone importantissimo, ci sono ospiti internazionali, cantanti di primo livello, Raff, Francesco De Gregori, tutte e di più. Ne parleremo tra poco, andiamo a presentare gli altri ospiti in sostituzione di Pietro Nardone, che ci doveva parlare per la sua e giù per Spoltore, elegantissima come sempre in giallo, sempre dalla scarpa al lega capelli, come si può chiamare, al fiocco che c'ha dietro al capello. Irvana Cetrana, buonasera, presidente della WISP, Lega Atletica, buonasera. Buonasera a lei. Ci stufiamo dal mare di Francavilla, passiamo a Spoltore per una seconda edizione. Anche Francavilla credo che sia una seconda edizione a livello di corsa. Sì, Sport and Fitness, sì. È seconda edizione. E anche Francavilla è seconda edizione. L'anno scorso è andata molto bene. Sì, sì, bellissima gara. Quindi incrociamo gara. Le dita anche per quest'anno. Venerdì. Venerdì, ci siamo quasi. Bene, tra poco parleremo con te, certo. Della WISP in generale, ma soprattutto della gara che ci sarà poi sabato a Spoltore. Dal mare alla collina, con D'Urbano andiamo in montagna, possiamo sì. Dire, a Rocca Montepiano, ancora più su della montagna, perché c'è un altopiano di sì, Montepiano. Bellissimo posto, sì. Complimenti, io grazie a voi, grazie alla corsa ho scoperto quell'altopiano, che non conosco, sono stato più volte a Rocca Montepiano, ma non ero mai stato in quel posto, un'area picnic dove il verde non sì. Manca, veramente un bellissimo posto. Gianni, tu sei presidente soprattutto dell'Avis. Dell'Avis, sì, abbiamo diciamo... Da due seconde edizioni passiamo a una quarta edizione. Memorial Pietro Aceto, che noi ricordiamo in maniera particolare questo nostro ragazzo, tragicamente scomparso 4 anni fa. Lui era un attivista dell'Avis che dava la vita per questa, che poi questo incidente ce l'ha portato. L'unica cosa che possiamo fare è ricordarlo in questa bella manifestazione. Che oltre poi... a lui poi si è aggiunto anche Duilio Fornarola, certo. Che anche lui è un carissimo amico, scomparso qualche anno fa. Quindi noi in questa manifestazione di domenica ricordiamo queste due splendide persone. Che poi possiamo dire che tutte le entourage di Rocca Montepiano sono partecipi, chi in un modo, chi a livello organizzativo, ma ho visto anche tanti ragazzi partecipare proprio alla manifestazione. Dico bene, sì, sicuramente. Così, domenica pomeriggio. Pomeriggio. E dalla montagna torniamo riscendiamo a Pescara con la Corsa Spartana. Marco Di Matteo, grazie. Buonasera, ben arrivato. Buonasera. Organizzazione curata dalla Runners Pescara, dico bene. Curata, sì, in particolare, però ci adoperiamo molto anche noi all'interno della parrocchia. Perché è un anticipo della festa. È un anticipo della Sagra del Cuore, è la festa della Madonna del Fuoco. Via Stradonetto, mi sbaglio? Via Stradonetto. Abbiamo detto la seconda edizione. Seconda e la quarta anche per noi. Noi raddoppiamo insieme a Rocca Montepiano perché è la quarta edizione. Comunque, se parliamo, guardiamo nelle corse che la maggior parte delle manifestazioni hanno oltre 30 anni, addirittura Miglianico ne ha quasi 50, voi siete delle novità assolute. Noi siamo ragazzini appena nati, proprio. Certo. appena nati. Ecco. Bene, torniamo con il nostro Di Beco.
tra l'altro tu curi soprattutto l'aspetto nel comune, sei responsabile dello staff, ma soprattutto nella cultura, nello sport e sì, anche nel turismo. Sì, perché sono deleghe che ha mantenuto il sindaco, quindi aiuto il sindaco Antonio Luciani a gestirle. Insomma. Noi oggi siamo qui per parlare della manifestazione podistica, ma il calendario non è ricco di più. Sì, il calendario come tutti gli anni è molto ricco, sia come, diciamo, come attività che come sport presenti nella manifestazione. Ogni anno ci sono delle, insomma, delle innovazioni, ogni anno c'è qualche sport estremo che del resto nascono di anno in anno degli sport nuovi, quindi noi cerchiamo di inserirli per farli non possono vedere. Mancare gli sport d'acqua ovviamente. Beh, gli sport d'acqua sicuramente, dalla pesca, certo, al SUP appunto è uno di questi sport nuovi che si fa su una tavola eccetera. E quindi è un modo per far vedere al grande pubblico, al pubblico non di settore, le novità dello sport. Diciamo che non è una fiera di settore Sport Fitness Festival, è uno spettacolo per chiunque voglia partecipare. Che tra l'altro da un paio d'anni organizzate direttamente proprio come amministrazione, sì, comunale, prima delegavate altre... Esatto, prima c'era un soggetto privato che continua a collaborare con noi, però oggi il manico, diciamo, della manifestazione è passata da 2 anni in mano al comune, una cosa che seppur faticosa, perché quest'anno in particolare ci si mette la faccia in diretta. Ci si mette la faccia direttamente, quest'anno ancora di più perché abbiamo avuto le elezioni, per fortuna abbiamo vinto al primo turno, quindi ci abbiamo avuto un po' più tempo. Avete vinto, tra virgolette, facile anche. Sì, abbiamo avuto un bel risultato, seppur appunto sia faticosa l'organizzazione di una manifestazione del genere, ci diverte molto, coinvolgiamo tutte le attività del territorio, quindi... E certamente la WISP non può mancare, dopo il bel successo dell'anno scorso, perché è stata una gara molto partecipata, è stata molto bella insomma. Bene, e accanto abbiamo proprio la Presidente della Lega WISP, Ervana Cetrano. Che si occuperà delle iscrizioni, ovviamente. Venerdì, vogliamo ricordare qualche orario? Qualche orario per quanto riguarda la gara? Esatto, anche per come arrivarci poi nel punto partenza, perché qualche problema di traffico potrebbe esserci. Questo potrebbe penso che il dottor esserci. Di Pecco lo possa dire. Allora, il ritrovo è in Piazza Sirena alle 4:30, alle 16:30. Quindi noi abbiamo un ampio parcheggio attinente all'area fiera, il parcheggio di Santa Liberata si chiama, quindi io consiglio... Che sarebbe la chiesa che sta sulla Nazionale. Sulla Nazionale, proprio, esatto. Bisogna attraversare il sottopasso della quindi ferrovia. Quindi io consiglio appunto a tutti gli iscritti di parcheggiare lì e dal sottopasso arrivare direttamente in Piazza Sirena dove poter effettuare l'iscrizione. Esatto. Ervana, poi Piazza Sirena è teatro di tante manifestazioni podistiche durante l'anno. Quest'anno secondo me in modo particolare. Ci siete messi proprio di buon punto quest'anno. In effetti, perché fra poco, a parte la gara di Sport and Fitness, poi fra poco ci sarà il 24 luglio la gara del mezzofondo, che ricalca ovviamente il percorso del panettone, così come quella di venerdì. Quindi 8 chilometri, un campionato regionale. Poi ci sarà la gara del panettone di Francesco Di Crescenzo, quindi 3-4 volte sempre Francesco la stessa. Più panettoni compra e meglio più, cioè non arriva mai, quest'anno ne ho comprati tanti di più. Mancano sempre. Conviene comprarli da adesso forse, anticipare. Sì. Ervana, diamo invece una notizia, come tutti sapete, la scomparsa di un ragazzo che correva appena 30 anni per tutto ciò che correggeva la Pasta Young di Pianella e non ci sarà più la gara del giorno 8, se non sbaglio, sì, venerdì 8. Sì, è stata annullata per questa ragione, poi lo anticipo, ma presumo che già l'abbiano letto anche sul giornale, che non sarà annullata, è stata annullata anche la gara di Penne del 30 luglio e in più, se voglio parlare un attimo del calendario, il 18 agosto abbiamo inserito una nuova gara che si svolgerà a Martinsicuro, che si chiamerà
e che si chiama Chalet di Nemo. Una bellissima gara. Io non ho mai avuto occasione di andarci e quest'anno quindi è la volta buona. È una buona occasione, ci dispiace per Alanno in concomitanza, non sappiamo ancora se la gara di Alanno... Comunque già c'era, era prevista questa gara. Sì, no, che siano tutte e due nello stesso giorno, era prevista. Fanno parte tutte e due dello stesso calendario. Poi per motivi strettamente personali si sono rivolti... Fabio Marcucci, se ci ascolta, probabilmente può anche sentirsi con gli altri organizzatori e perché no, trovare una... Io gli ho sottoposto un'alternativa, quindi migliore. Se lui vuole. Perché no? Bene, Rocca Montepiano, saremo al fresco. Temperatura ideale. Ristoro. Sì, ristoro. Come sempre, ricco. Cerchiamo per tutti quanti. Il percorso è stato ancora di più arricchito quest'anno, ancora più natura. Sì, infatti siamo riusciti a ritrovare dei vecchi sentieri che i contadini utilizzavano per coltivare le terre che sono lassù su Montepiano. A che altezza siamo lì? Lì siamo sui 600 metri. E quindi dicevo che siamo riusciti a trovare questi sentieri che una volta servivano per coltivare questi terreni. Adesso abbandonati. E qui vediamo proprio la foto con il figlio di Mario Fornarola. Queste sono immagini della scorsa edizione. Ah, della passata edizione? Sì, della passata edizione. Vediamo le varie partenze per le categorie dei più piccoli. C'è anche un campo di calcio, no? Sì, questo è un campo di calcio che veniva utilizzato fino a qualche anno fa, è stato utilizzato. Attualmente non c'è più una squadra di calcio, quindi non si utilizza per questa attività, ma per ben altro. Quindi per queste cose, per il tempo libero. A Rocca Montepiano, tra l'altro, abbiamo un grandissimo personaggio attualmente della politica. Certamente, Giovanni Legnini, che è proprio di Rocca Montepiano. Di Rocca Montepiano, doc. Fiore all'occhiello, possiamo dire. Rocca Montepiano, che viene conosciuta un po' in tutta Italia proprio. Per questo motivo. È ancora così rinomata la festività di San Rocco? San Rocco, il 17 di... Sì, la festa di agosto. Ferragosto. C'è la festa di San Rocco e quindi che c'è un richiamo di tantissima gente dai paesi limitrofi e da tutto l'Abruzzo. San Rocco è molto rinomato in questa festa e quindi richiama tantissima gente. C'è una fontana poi. Fontana di San Rocco, una grotta, soprattutto una grotta dove la leggenda si racconta che San Rocco si rifugiava in questa grotta per curarsi. Lui era malato di peste, quindi per lavarsi le ferite, eccetera. Una grotta molto visitata in questi giorni. Mi ricordo da bambino con i miei genitori, ma non solo io, penso le nostre generazioni, penso che tutti quanti siano passati per questa grande ricorrenza religiosa. Diciamo, una gara... particolare, qui vediamo alcuni tratti del percorso, senza grossi sponsor, senza grosse pretese, no. ci vuole un po' di tempo per arrivarci anche, ma ne vale la pena. In tranquillità, soprattutto un posto tranquillo. Anzi, il consiglio è di arrivare sin da domenica mattina. Certamente, perché c'è una bella area picnic dove uno si può, appunto, può anche arrivare prima, fare il picnic e poi fare questa bellissima... E qui ci riferiamo poi a una manifestazione che noi abbiamo fatto 15 giorni fa, che è stata la 21esima edizione, una passeggiata per la vita, la chiamiamo, è la sua 21esima edizione, che da Rocca Montepiano fino alle sorgenti dell'Alento e a San Liberatore a Maiella, un posto veramente bello, perché noi siamo abituati forse a vedere l'Alento a Francavilla, non conosciamo da dove parte. Le sorgenti che sono veramente uniche, sono veramente, infatti qui adesso, immagino, già dalle foto. In queste immagini vediamo queste, già delle queste sorgenti, quindi sono due manifestazioni che in un certo senso. A proposito di passeggiata, ricordiamo che nella gara competitiva è inserita anche una non competitiva. Certamente, si può anche passeggiare domenica 3. Ecco, queste immagini proprio delle cascate meravigliose, delle sorgenti dell'Alento, che forse pochissimo conoscono.
Da lì al punto partenza della gara quanto distano? Mezz'ora, allora, non è lungo. E allora un motivo in si più può, per andare la mattina? Certamente, ma si potrebbe proprio organizzare una giornata, certo, una giornata intera, piena. Perché no? Domenica 3 allora? 3 luglio, sì. Ci ritroveremo tutti quanti a correre nella natura, immersi nella montagna, sì, di Rocca Montepiano. Bene, Marco, una domanda particolare. Perché Corsa Spartana? Corsa Spartana. Ecco, io non lo sapevo per il significato di questa parola. Ossia, conosciamo bene il termine, però è anche vero che ho scoperto subito dopo, mentre organizzavamo la prima edizione, non sapevamo come dare il nome a questa corsa. La notturna della Madonna del Fuoco, 10 chilometri. È venuto fuori che esisteva questa corsa, sì, sì, difatti, 100 anni fa. Ma anche 20-30 anni fa esisteva. Ogni tanto è stata risale a un centinaio di anni fa, la sua nascita. Ed era una corsa appunto dedicata alla Beata Vergine Maria Madonna del Fuoco, dove i contadini di allora organizzavano questa competizione con i ragazzi, insomma, gente anche un po' adulta, e davano, noi oggi diamo dei pacchi gara, dei premi, eccetera, loro davano una camicia bianca e un medaglione, se non ricordo male, che poi questo premio doveva essere ridato al vincitore dell'anno successivo. Quindi immagino come è diventata quella camicia a distanza di anni. Ognuno può pensare qualsiasi. La camicia bianca. Però questa è la natura della corsa spartana, che comunque si correva intorno alle vie della Madonna del Fuoco. So che l'anno scorso ne eravate molti. Eravamo più di 200. L'anno scorso è stata la manifestazione più ricca, se vogliamo. Tra virgolette, per essere una corsa spartana, 200. Corsa spartana. A volte ci sono organizzatori che si impegnano un anno e forse non riescono ad ottenere. E noi ci mettiamo del nostro, anche perché ci teniamo a fare bella figura e a rimanere all'interno, no? Da quest'anno, grazie anche a Irvana, devo dire, siamo anche nel calendario del Cori Labruzzo, dovremmo crescere un attimino, perché comunque nello specifico noi non siamo strutturati come tante altre gare, quasi tutte se vogliamo, dove ci sono premi di categoria, ci sono tante. Noi la è una corsa spartana, è una corsa spartana. Esatto, noi premiamo i primi 10 assoluti e quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa. Sorteggeremo altre 10 persone. Fate bene, perché non tutti possono arrivare fra i primi 10 posti. Vabbè, comunque dai, ci stiamo impegnando anche per crescere un attimino, insomma. E torniamo a Di Peco per Francavilla. Sì. La macchina organizzativa è composta da quante persone per una manifestazione del genere? Ma devo dire che è grazie allo staff che ho a disposizione che riusciamo a fare questo evento in particolare, perché è uno dei più complessi, visto che l'area è molto vasta, l'area insomma da tenere chiusa al traffico, insomma ci sono un'esposizione di un centinaio di attività o associazioni sportive, quindi è uno degli eventi più complessi da gestire. Ringrazio pubblicamente appunto lo staff che mi supporta nell'organizzazione di questo evento e di l'estate appunto di cui prima. Quindi è fondamentale avere. Questo è un punto di partenza, possiamo dire. Questo è sì, abbiamo già fatto in realtà un evento. Siamo partiti sabato scorso con il Festival Cicognini, che è un compositore che ha fatto più di 100 film a Roma, Ladri di biciclette per dirne una, e abbiamo avuto un bellissimo concerto. Adesso c'è questa manifestazione e poi proseguiamo per tutta l'estate. Gli amici che fanno parte dello staff siamo in 6-7 persone. Insomma. Si deve concludere tassativamente le ore 24 o? No, diciamo che le attività, quelle sportive, finiscono alle ore 24, ma poi sul palco centrale, quello di Piazza Sirena, ci sono degli show che continueranno fino a tardanotte. C'è anche un DJ, per esempio sabato sera, abbiamo modificato all'ultimo momento il programma perché... Per arricchirlo, per migliorarlo. Per migliorarlo, cioè, perché sabato c'è la partita dell'Italia e quindi
c'avevamo un programma, ma metteremo la partita in piazza su un maxi schermo così che possiamo tifare tutti quanti insieme. Certo. Marco, a proposito di Italia, voi se qualora ci auguriamo. Ma non lo diciamo. Ma non lo diciamo. Dire? Diciamolo. Che ci sarà. Ci potrebbe essere la semifinale. Esatto. Noi tifiamo tutti per l'Italia. Però possiamo anche chiedere. Altrimenti proviamo. Ad Antonio Conte, se magari tante volte lui. Di perdere, no. Non glielo diciamo perché sennò ci ammazza. Magari. Facciamo state pensando anche sì, eventuale ci stiamo strutturando spostamento. Anche per non rovinare la nostra piccola manifestazione, cioè. Anche se è importante, senza nulla togliere alla tifoseria calcistica, dove noi tutti siamo appassionati. Marco, a prescindere ci sarà un maxi schermo. Ci sarà un maxi schermo. A prescindere. Esatto. Poi se vedremo le pubblicità o la partita è un altro discorso. Esatto, quindi noi cercheremo di fare tutto un tempo ben stabilito, in modo che tutti quanti, poi tutti insieme ci goderemo. Certo. Se vogliamo l'Italia, speriamo bene, tifiamo Italia, insomma. Speriamo bene, speriamo bene. Ervana, sabato saremo sabato, a Spoltore. A Spoltore. Il ritrovo in memoria di Renato ore, Damario soprattutto. Soprattutto, verso le ore 16, quindi il ritrovo è lì al centro di Spoltore. Ci sarà una competitiva di circa 10 chilometri, una passeggiata e poi c'è la gara dei ragazzi. Il pettorale per i ragazzi è di Euro 2 e le categorie vanno da 0,5 poi 6-9 e così via. La gara competitiva, chilometri? Intorno ai 10 dovrebbe chilometri. Essere anche duretta, visto dove è posizionata Spoltore. Potrebbe anche essere, però... Certo che ci vorrà un impegno organizzativo non indifferente, anche coraggio per organizzare, perché dopo quello che è successo qualche anno fa nella prima edizione, sì. Adesso ci vuole un impegno però massimo. Comunque certo. L'organizzatore è cambiato, quindi... Certo. Se ne sta occupando Pietro Nardone, che oggi non è potuto essere qui. Incrociamo le dita anche per questa gara, che si svolgerà sotto l'egida della WISP. Tutte le gare che fai, anche d'Urbano, ovviamente. Parliamo di Avis, ricordiamo tra l'altro anche Gianni, ricordiamo la podistica Vacri che vi dà l'apporto tecnico. Certamente, questa... Che organizza tante gare quest'anno, a proposito, ma non organizza più la gara di Fara Figliorumpetri o è stata spostata sì, no, a settembre? Sì, è stata chiesta di spostare. Anche perché se no in un mese organizzavano 4 gare, mi sembra... Mi sembra in totale ne sono 3 di gare. Sono rimaste 3? Gianni, 4 gare in un mese si possono mettere a fare gli organizzatori. Sì. Questa nostra manifestazione è appunto organizzata con l'appoggio della polisportiva Vacri, mi sembra. Vacri, sì, polistica Vacri. E poi anche con la collaborazione del parco turistico di Montepiano. Certo. Perché questa zona è gestita da un gruppo di ragazzi. Quindi c'è quest'area picnic gestita e quindi la manifestazione si svolge soprattutto in questo... Poi c'è anche un'area ristoro gestita, certo, un ristorante, un bar. Infatti io mi riferisco quindi a questo gruppo di ragazzi che ci dà... Quindi la manifestazione è in collaborazione con questo gruppo, di ragazzi insieme alla podistica Vacri e con il patrocinio del comune di Rocca Montepiano. Questa è la composizione. Lo sci di fondo d'inverno? Lo sci di fondo, qualche anno fa si era provato, questa è un'altra nostra, diciamo, progetto. Anche perché di farlo, un altopiano. Sì, un altopiano che diciamo, si sposa benissimo con questa attività. Qualche incontro ravvicinato ci può essere? In che senso? Con qualche animale. Infatti io dicevo che se si è fortunati... Durante questa gara, questa corsa, si può anche incontrare qualche capriolo, qualche cervo, eccetera. Infatti là spesso si fanno questi incontri particolari. Fortunati noi, un po' meno forse. Loro si spaventano. Un po' meno forse scappano spaventati. Certo. Però c'è la possibilità che si possa verificare questa eventuale. Marco, anche la vostra gara è un 10 km, se non sbaglio. 10 km, veloci, tutto in piano. Poche gare ormai si fanno tutte in piano, devo dire, ormai 4-5 anni che vado corricchiando. Vabbè, mi ricordo una di Montesilvano che si correva veloce.
L'Abruzzo. Io intendo veloce, pianura assoluta. L'Abruzzo purtroppo... La notturna sul lungomare. È la nostra, se vogliamo, anche questa caratteristica di essere... È circuito? Più giri? Facciamo 3 giri la competitiva e un giro la non competitiva di 3 km, 3 e rotti. Bene. Quindi intorno alla chiesa, per le vie lì intorno, insomma. Ecco. Non sappiamo se augurare all'Italia di andare in semifinale, ma sì, e casomai di voi di spostare o l'orario, bene a tutti, o l'orario o la data. Noi siamo arrivati a conclusione, tutti quanti a Francavilla ci saranno tantissime manifestazioni, c'è da sbizzarrirsi partendo da venerdì, sabato e domenica, per allo tutti Sport i gusti. Fitness Festival, io invito tutti a partecipare e farsi una passeggiata dalle 18 in poi, siamo tutti lì. Ervana è pronta per le iscrizioni. Ovviamente. Gianni è pronto per riceverci sull'altura di Rocca Montepiano, mentre con Marco ci tufferemo poi la settimana prossima. Certo. A Pescara con la corsa spartana. Io ringrazio Gianni e Silvia alla regia, grazie alla WISP per l'opportunità che ci danno per parlare del mondo del podismo e non solo nel mondo WISP. Io ringrazio voi a casa per l'ospitalità, buona serata. Best song ever.